Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. Anche in questa puntata raccontiamo l'epopea dell'eresia di Horus attraverso gli occhi dei suoi protagonisti. In questa puntata in particolare ci concentreremo sulla settima delle legioni Astartes, ovvero sia i Magli Imperiali e il loro primarca Rogal Dorn. La storia dei Magli Imperiali si differenzia radicalmente da quella di tutte le altre legioni che hanno partecipato alla Grande Crociata. Infatti, l'unica tra le legioni imperiali a poter avere come mondo natale la Sacra Terra è proprio quella dei Magli Imperiali. In quanto già durante le guerre di unificazione e durante il periodo precedente all'inizio della Grande Crociata, l'imperatore aveva affidato ai proto Space Marine, che poi formeranno le reclute della settima legione, il compito di pacificare tutte le aree governate dai vari tiranni della Sacra Terra. E fu durante una di queste campagne, dove le compagnie dei Magli Imperiali, di quelli che sarebbero diventati i Magli Imperiali, riuscirono a pacificare un grande tiranno panorientale, quindi su quello che è l'attuale, o almeno l'attuale Europa centrale, guadagnandosi il primo dei numerosi allori di guerra della legione che portava il nome di Roma. Quindi nelle cronache imperiali, i Magli Imperiali sono la formazione di Space Marine che aveva conquistato quella che era la capitale dell'Impero Romano. L'incontro con il primarca Rogal Dorn, successivo ovviamente alle guerre di unificazione, invece fu abbastanza anomalo, in quanto non fu l'imperatore ad andare incontro al suo figlio perduto, ma bensì Rogal Dorn a presentarsi dinanzi all'imperatore. Questo avvenne nelle propagaggini del pianeta ghiacciato di Inuit, dal quale Rogal Dorn si presentò all'imperatore in pompa magna all'interno di una delle astronavi più grandi che l'intera Adeptus Mechanicus avesse mai visto. Un'enorme nave da guerra unica nel suo genere che appunto venne denominata la Falange o Phalanx in lingua originale. È una nave, questa di Rogal Dorn, che poi fungerà da ammiraglia dei Magli Imperiali in quella che fu la grande colonizzazione imperiale della Grande Crociata, di derivazione oscura. Molti pensano infatti sia un residuo arcaico di quella che era la perduta era della tecnologia, quindi una tecnologia tale che oggi l'Imperium non è in grado di replicare. E che quindi non ha a disposizione un'altra nave nell'arsenale da guerra dell'Imperium che all'epoca poteva rivaleggiare con la Falange. Anticipiamo un attimo la fine della storia: oggi soltanto la roccia degli Angeli Oscuri ha come dimensioni e come potenza di fuoco un volume tale da poter rivaleggiare, sebbene in uno scontro ovviamente impari, con la Falange dei Magli Imperiali. Ovviamente una volta che Rogal Dorn venne messo al comando di 10.000 Space Marine con il proprio codice genetico e al quale venne ordinato di prendere le parti insieme ad Horus e agli altri primarchi nella conquista della galassia, Rogal Dorn si distinse in particolare per la sua propensione alle fortificazioni, in quanto una volta che i pianeti conquistati dall'avanzata imperiale venivano poi assoggettati alla legge imperiale, Rogal Dorn e i Magli Imperiali si installavano all'interno del pianeta, provvedendo alla ricostruzione delle fortificazioni che erano state distrutte dagli Space Marine in avanzata e al miglioramento delle stesse, cosa che in breve tempo pose i Magli Imperiali non in prima linea ma nella seconda ondata, quindi quando le legioni di Horus, di Perturabo e di Robot Gilliman, che erano le più numerose, quindi erano al fronte dell'avanzata imperiale, conquistavano i vari pianeti, i Magli Imperiali, che vantavano una flotta numerosissima, forse la più numerosa dell'intero arsenale imperiale, era dato il compito di rifortificare i pianeti e quindi prepararli alla colonizzazione umana o alla nuova luce sotto i colori dell'imperatore. Ovviamente non passò molto prima che questa abilità venne notata dagli altri fratelli primarchi di Rogal Dorn, in quanto il taciturno signore dei Magli Imperiali ricevette le lodi e gli elogi di Horus in persona, il quale affermò che, non con una certa ironia in tempi non sospetti, che qualora una fortezza difesa dai Magli Imperiali fosse assaltata dai suoi lupi della luna, si sarebbe arrivati allo scontro perenne, in quanto una forza inarrestabile in attacco, come quella appunto di Horus, avrebbe incontrato una forza inarrestabile nella difesa. Questo ovviamente all'inizio generò ilarità tra i vari primarchi quando questo episodio venne raccontato, i quali ora non potevano sapere che
secoli dopo avrebbero effettivamente messo alla prova questa affermazione. Di converso, Rogaldorne e i Magli Imperiali si attirarono, tra virgolette, le ire e la competizione di un'altra delle legioni dell'imperatore, ossia i Guerrieri di Ferro e il loro primarca Perturabo. Infatti, tra Perturabo e Rogaldorne, che erano agli opposti per quanto riguarda uno la creazione di strumenti di difesa impenetrabili, l'altro la creazione di meccanismi d'assedio in grado di abbattere qualsiasi fortezza, era naturale che si venisse a creare un certo attrito. Con l'avanzata dei Magli Imperiali abbiamo quello che è l'episodio più importante della Grande Crociata, che segna il culmine del lavoro dell'imperatore, ossia la grande guerra contro l'impero di Ullanor, la vittoria dell'Imperium sul sistema principale di Orchi e l'incoronazione di Horus Lupercal come signore della guerra dell'Imperium. Rogaldorne era presente in quel momento e assistette, non con una certa invidia, all'incoronazione o all'elevazione del proprio fratello a primus inter pares, signore della guerra e secondo soltanto all'imperatore al comando delle forze armate dell'Imperium. Applaudì come applaudirono tutti gli altri fratelli, ma in cuor suo una scintilla di, non di risentimento, ma di preoccupazione per quello che Horus stava diventando iniziava ad albergare anche nel cuore del primarca. Tuttavia, la fine del trionfo di Ullanor sancì anche la fine delle operazioni militari dei Magli Imperiali, in quanto l'imperatore decretò che una volta che Horus avesse assunto il comando delle forze dell'Imperium, lui si sarebbe ritirato sulla Terra, pronto a dare inizio a un misterioso progetto, e che i Magli Imperiali avrebbero assunto il ruolo di pretoriani della Terra, quindi sarebbero tornati sul proprio mondo natio per fortificarlo e per fare da guardia del corpo all'imperatore, affiancandosi di fatto all'Adeptus Custodes e alle Sorelle del Silenzio, che da sempre sono i due artigli dell'Aquila Imperiale. Rogaldorne quindi cessa di avere un ruolo attivo nella pacificazione dei sistemi solari e si ritira dalla Grande Crociata. Horus prende il posto dell'imperatore, porta avanti il disegno della Grande Crociata fino all'incidente di Davin, quando, ferito e mortalmente corrotto, vende l'anima agli dei del caos in cambio della salvezza e rinasce come avatar delle forze della distruzione. Si scatenano i grandi tradimenti di Istvan 5 e di Istvan 3. L'unico episodio che coinvolge appunto i Magli Imperiali è tuttavia gli avvenimenti di Istvan 3. Su Istvan 3, infatti, Horus e i primarchi che diventeranno traditori epurarono le loro legioni da tutti gli Space Marine ritenuti non affidabili, che avevano discendenze terrestri o che comunque erano gli Space Marine della prima ora, che avevano la fedeltà all'imperatore prima rispetto a quello del loro primarca. Questi Space Marine vennero inviati in una missione apparentemente suicida. Vennero bombardati e uccisi dai loro stessi compagni, ma qualcuno riuscì a scappare. In particolare, il capitano Natalien Garro della Guardia della Morte a bordo della fregata Aes Sestayne riuscì a fare, attraverso un pericolosissimo viaggio nel warp, a sbucare nelle propaggini del Sistema Solare. E il primo incontro avvenne appunto con la colossale fortezza dei Magli Imperiali, che era lì come bastione di sicurezza all'interno del Sistema Solare. Ovviamente Rogaldorn, alla vista di questo capitano stremato che aveva visto l'inferno, non credette al fatto che Horus, Mortarion, Fulgrim, i suoi fratelli potessero aver tradito l'imperatore e stava per attaccare il capitano, quando effettivamente la veemenza con la quale Garro riuscì e le testimonianze che portò a sostegno della sua teoria convinsero Rogaldorn e il primo capitano Sigismund a credere appunto che il signore della guerra fosse effettivamente passato dalla parte del caos. A questo punto l'imperativo primo di Rogaldorn in qualità di pretoriano dell'imperatore fu quello di procedere alla fortificazione non della Sacra Terra, cioè della Sacra Terra prima, ma dell'intero sistema solare, in quanto era chiaro che una volta che Horus avesse epurato le legioni di Space Marine che erano state mandate contro, o nel caso in cui la giustizia dell'imperatore non fosse riuscita a uccidere il figlio ribelle, la guerra si sarebbe svolta niente di meno che al centro, al cuore dell'Imperium dell'uomo. A questo punto Rogaldorn diede fondo a tutta la sua sapienza e trasformò il palazzo imperiale, che di fatto, per darvi una rappresentazione
geografica comprende tutta l'Asia e si arrocca su quelle che sono le cime dell'Himalaya, al di sotto del quale era presente un enorme squarcio warp, dove Custodes e Sorelle del Silenzio tentavano disperatamente di tenere a bada i demoni del caos che ne fuoriuscivano. Lungo tutto il perimetro di questo grande palazzo, Rogaldorn destinò il massimo delle sue forze, fino a trasformare quello che era un'opera d'arte incredibile nella più grande fortezza della storia dell'uomo. Ovviamente Rogaldorn richiamò a sé tutte le forze che riuscì a mettere in campo e quindi non partecipò a quasi nessuna delle operazioni militari che avvennero durante l'eresia prima del confronto finale. Alcuni contingenti di maglie imperiali vennero mandati su Marte, quando anche su Marte scoppierà l'eresia e il Mechanicum si scinderà. Da una parte il Mechanicum leale all'imperatore, dall'altro il Dark Mechanicum al comando del fabbrichetto generale Kel'Bohal, che appunto fornirà ai traditori molte delle armi e delle armature di ultima generazione, e i Magli Imperiali con un dispiegamento di forze per l'epoca molto elevato, ben 6 compagnie operative, attaccarono Marte riuscendo a recuperare un sacco di armature MK4, che erano le ultime che erano state prodotte dall'Imperium, proprio per equipaggiare i difensori della Terra delle migliori armi e armature in vista del confronto con Horus. Ovviamente abbiamo anche altri personaggi che si muovono all'interno dello scenario dell'eresia, uno dei quali in particolare è il primo capitano Sigismund. Il primo capitano Sigismund, che era lo spadaccino più forte unanimemente riconosciuto dopo i Primarchi, e che quindi aveva anche possibilità di affrontare in combattimento un primarca senza morire nel tentativo, e questo ce lo danno fonti ufficiali di un certo peso, Abaddon, il capitano della prima compagnia di Horus, aveva un enorme rispetto per il templare Sigismund, in quanto era ben consapevole che la sua forza superava di molto quella di tutti gli altri Space Marine che servivano sotto l'imperatore, e la sua abilità nel combattimento. Anche Sigismund verrà coinvolto negli eventi dell'eresia, in quanto inizierà lui per primo a credere nella semidivinità dell'imperatore, un concetto che era molto che rasentava l'eresia e con l'Orgar e i predicatori arrivò all'eresia, ma che anche in altri aspetti, attraverso appunto la profetessa Eufrati Keller, la santa vivente Eufrati Keller, riuscirono ad affascinare il capitano della prima compagnia di Rogaldorn, tanto da fargli dubitare della verità imperiale. E appunto, siccome a Sigismund venne predetto che il suo grande ruolo si sarebbe svolto sulla Terra, lo stesso non prese parte ad alcun tipo di attività fuori dal sistema solare. Ovviamente, con l'infuriare dell'eresia di Horus all'interno della galassia, divenne chiaro che la rotta che il Signore della Guerra e i suoi alleati, in stragrande superiorità numerica rispetto ai lealisti, era appunto proprio quella della Terra. Quando Horus e la sua flotta entrano nel sistema solare, tutte le difese che era possibile approntare vennero approntate sulla Terra. La flotta da guerra Solar venne dispersa, in quanto non era possibile a opporsi al primarca traditore. E presto i cieli della Sacra Terra si riempirono di navi avversarie. In quel momento Rogaldorn e i suoi fratelli primarchi, che erano riusciti a ritirarsi dietro le mura del Palazzo Imperiale, quindi Jagatai Khan delle Furie Bianche e Sanguinius degli Angeli Sanguinari, si trovarono di fronte alla loro più grande prova. E in quel momento riuscirono a tenere testa per giorni e per settimane agli attacchi dei traditori, fino a quando seppero che una flotta di angeli oscuri e lupi siderali si stava avvicinando alla Terra. In quel momento Horus abbassò le difese della sua nave ammiraglia, sfidando il suo creatore a teletrasportarsi a bordo e combatterlo nell'epico confronto finale. Rogaldorn non fu presente, o meglio, in un primo momento non assaltò direttamente la Spirito Vendicativo, in quanto l'imperatore venne accompagnato da Sanguinius, e Rogaldorn si assunse l'onere di sorvegliare il Palazzo Imperiale. Anche Sigismund in quel momento combatté eroicamente contro i demoni che erano stati evocati e contro gli altri fratelli traditori, guadagnandosi in quel momento da parte dell'imperatore in persona il titolo onorifico di suo personale campione. Quindi Sigismund in quel momento passa alla storia come il primo campione dell'imperatore dell'Imperium.
Finita la battaglia sulla Vengeful Spirit, sullo spirito vendicativo, Rogal Dorn si teletrasporterà con una compagnia di fedelissimi sulla nave con lo scopo di riportare a terra il corpo del Signore dell'Umanità. E con le labbra distrutte e le labbra screporate, l'imperatore sussurrerà al suo figlio le istruzioni per inserirlo all'interno del Trono d'Oro. Sarà infatti Rogal Dorn a sistemare l'imperatore nel meccanismo di sopravvivenza che è appunto quello del Trono d'Oro. E sarà l'imperatore a sussurrare a Rogal Dorn e a Jagatai Khan, che sono gli unici due individui ad aver assistito a questo evento, le sue ultime parole, raccomandando a questi due primarchi il futuro dell'Imperium. Ovviamente, con la fine dell'eresia di Horus iniziò il lungo e faticoso lavoro di ricostruzione, e in quel caso i magli imperiali furono determinanti. In quanto le conoscenze tecniche apprese consentirono di rimettere in sesto molte delle strutture che erano state danneggiate. Ovviamente il cambiamento più grande che seguì l'eresia fu appunto l'introduzione del Codex Astartes, la grande opera di Robot Gilliman, il quale, forte di 100.000 Space Marine, che quindi non era rimasto toccato dagli eventi dell'eresia, dichiarò che nessun uomo, nessun primarca, nessuno in generale potesse avere a disposizione la forza combattiva rappresentata da 10.000, 100.000, 1 milione di Space Marine. A nessun uomo doveva essere dato tanto potere. Ovviamente molti dei fratelli primarchi si opposero a questa divisione, dichiarando di fatto che dividere le loro forze in capitoli inferiori avrebbe null'altro fatto che diluire enormemente la potenza di una legione. Rogal Dorn in particolare fu il più acerrimo avversario da questo punto di vista rispetto all'operato di Gilliman. Acredine che si tradusse anche in vere e proprie risposte armate, in quanto un incrociatore dei Magli Imperiali si rifiutò di cedere il passo ad una nave degli Ultramarine e si stavano per riproporre gli eventi dell'eresia. A questo punto Rogal Dorn con grande senso di responsabilità accettò suo malgrado l'opera del fratello al fine di scongiurare un'altra eresia sul suolo della Terra, che era già stato destabilizzato dagli eventi dell'eresia, e quindi accettò suo malgrado di dividere la sua legione. La divise in due gruppi, in quanto i Magli Imperiali erano stati talmente danneggiati dalle perdite subite che non fu possibile creare ulteriori forze, ulteriori capitoli. I Magli Imperiali a questo punto diedero vita a due capitoli successori, i Magli Imperiali ovviamente, in sé più altri due. I primi si autonominarono Templari Neri ed erano i guerrieri rimanenti della prima compagnia dei Magli Imperiali, che appunto servivano sotto Sigismund, il campione dell'imperatore, ed adottarono quali colori principali il bianco e il nero della livrea personale di Sigismund. I Templari Neri a questo punto si imbarcarono in una personale crociata al fine di riportare sulla Terra, un po' in una parodia di quello che fece Lehman Russ con la sua legione, di riportare sulla Terra le teste dei leader della ribellione. Invece l'altro capitolo successore venne rinominato Magli Scarlatti, in quanto era composto dai guerrieri che più di recente erano stati introdotti all'interno della legione. E quindi erano, diciamo, quelli che avevano risentito meno dell'indottrinamento dei Magli Imperiali. Con queste due nuove formazioni, Rogal Dorn per molto tempo supervisionò la ricostruzione dell'Imperium, coadiuvando di fatto Gilliman nella gestione dell'Imperium, o di quello che ne rimaneva, senza tuttavia entrare in confidenza con la grande idea del fratello Primarca di unificazione e di unificazione imperiale. Rogal Dorn, nella fine della sua storia del mondo attuale di Warhammer 40.000, venne coinvolto in quello che è l'incidente della Gabbia di Ferro, in quanto lui e sei compagnie operative di magli imperiali assaltarono un enorme pianeta che si vociferava ospitasse il quartier generale di Perturabo, del suo acerrimo nemico, unico tra i fratelli Primarca ad aver aperto delle brecce nel lavoro di fortificazione di Dorne al Palazzo Imperiale. Rogal Dorn era convinto di riportare davanti all'imperatore il fratello Primarca in una gabbia di ferro e quindi assaltò in forza il pianeta solo per scoprire, con suo enorme disappunto, che l'intero pianeta era una trappola di dimensioni planetarie. E fu solo con l'arrivo degli Space Marine, degli Ultramarine,
che le rimanenti forze di Rogal Dorn vennero messe in salvo dal pianeta. A questo punto Rogal Dorn divenne, se possibile, ancora più tetro e taciturno, rifiutando di unirsi agli incontri con i confratelli primarchi e diventando, diciamo, l'ombra di se stesso. L'ultimo momento della storia registrata di Rogal Dorn avvenne appunto quando Rogal Dorn e un gruppo di fedelissimi Magli Imperiali diede l'assalto ad un incrociatore pesante del caos che si stava ritirando nell'Occhio del Terrore. Rogal Dorn e i suoi guerrieri combatterono duramente contro i guerrieri del caos che erano all'interno della nave, se non che al momento culminante la nave attivò i propri motori warp e si diresse nell'immaterium. I guerrieri sopravvissuti ritornarono sulla Terra portando dietro di sé unicamente la mano di Rogal Dorn, probabilmente persa nel combattimento, che da quel momento è conservata all'interno della falange ed è considerata la reliquia più importante dell'intero arsenale di reliquie, ovviamente numerosissime, dei Magli Imperiali. Una curiosità riguardante appunto il futuro, la perdita di Rogal Dorn, che da quel momento viene dato per disperso. E nella storia recente, quando all'apice del conflitto noto come la Guerra della Bestia, che coinvolgeva i sistemi che una volta facevano parte dell'impero di Ullanor, dove Vulcan, primarca delle Salamandre e perpetuo, quindi ancora in giro all'interno dell'universo di Warhammer 40.000, incontra un solitario maglio imperiale, si complimenta con lui per la sua prodezza in battaglia e prende commiato dicendo che di questa prodezza avrebbe informato Rogal Dorn. Quindi lasciando sottointendere magari che Rogal Dorn sia ancora vivo ma che non riesca a ritornare nell'Imperium e che soltanto Vulcan sia in grado di comunicare con il fratello. Ovviamente con la perdita di Rogal Dorn i Magli hanno continuato ad essere i difensori della Sacra Terra, in quanto sono delle pochissime legioni o capitoli all'interno della storia recente che mantiene una piazza forte all'interno della Sacra Terra. Ha un ruolo, la Legione dei Magli Imperiali ha avuto un ruolo anche a livello organizzativo, diciamo di supporto e affiancamento a quelle che sono l'Adeptus Custodes, e in più di un'occasione i guerrieri che sono di guardia al Trono d'Oro hanno avuto delle dispute con i Magli Imperiali proprio a livello logistico, in quanto è vero che i Magli Imperiali fungono da pretoriani dell'imperatore, ma i Custodes appunto sono la guardia scelta personale dell'imperatore e supervisionano tutto quello che avviene all'interno del Palazzo Imperiale. Questo in più di un'occasione, soprattutto nei tenebrosi giorni che hanno preceduto l'arrivo di Horus, ha creato degli attriti tra le due organizzazioni, che però sono sempre rimaste fedeli e leali all'imperatore. Alcune caratteristiche fondamentali dei Magli Imperiali si possono riassumere in un'elevata testardaggine, che era appunto propria del Primarca, e del fatto che gli Space Marine dei Magli Imperiali non possiedono due degli organi che trasformano un uomo normale in uno Space Marine e che sono la capacità, la ghiandola che permette agli Space Marine di sputare acido, che è una caratteristica appunto che non esiste nei Magli Imperiali, e non hanno la membrana Sun'As, che è quella membrana che consente allo Space Marine di entrare in una specie di sonno rigenerante e quindi sospendere momentaneamente alcune funzioni cerebrali e quindi riposarsi anche durante il servizio attivo. Gli Space Marine dei Magli Imperiali a questo punto necessitano proprio di riposo e questa caratteristica è stata portata all'estremo in quanto gli Space Marine dei Magli Imperiali sono tra i più indomiti tra le forze dell'Imperium, rifiutando persino il riposo di cui avrebbero bisogno, pur di combattere e di portare avanti la guerra nel nome dell'imperatore. Curioso è anche la suddivisione dei Magli Imperiali nei due capitoli successori, in quanto nella storia del recente post-eresia e soprattutto nell'universo di Warhammer 40.000 sono noti diversi episodi di eroismo legati appunto a quelli che sono i Templari Neri, che oggi rappresentano la forza militare che se riunita in un unico punto eguaglierebbe la dimensione di una legione all'epoca dell'eresia, e invece i Magli Scarlatti, che sono stati coinvolti in quello che può essere definito il più grande disastro che sia mai capitato a un capitolo di Space Marine,
in quanto un singolo missile delle forze di difesa planetarie colpì la fortezza monastero dei Magli Scarlatti, facendola detonare e atomizzando l'intera montagna sulla quale era stata costruita e distruggendo con sé il 99% del capitolo. E fu soltanto grazie al maestro capitolare Pedro Cantor che oggi i Magli Scarlatti non sono una tra le numerosissime perdite che sono occorse ai Magli Imperiali nella loro lunga storia, ma siano rimasti un capitolo in grado di combattere e portare avanti l'eredità di Rogald Dorne. A livello organizzativo i Magli Imperiali, quindi a parte questa suddivisione nei suoi capitoli successori, rimangono un capitolo che poi ha seguito fedelmente le dottrine del Codex Astartes. L'unico appunto elemento caratteristico dei Magli è la presenza di questa enorme fortezza che adesso è la base operativa dei magli imperiali, che è appunto la Falange, e che consente ai Magli di proiettare la loro sfera di influenza ovunque all'interno dell'universo di Warhammer 40.000, e quindi rappresenta la sicurezza della presenza della forza imperiale ovunque vi sia necessità dei suoi guerrieri. Anche per questa puntata siamo arrivati alla conclusione, è stata una puntata ricca di avvenimenti. E se il video vi è piaciuto e volete condividerlo, mi raccomando, fatecelo sapere qui sotto scrivendocelo nei commenti. Non dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi episodi. E non dimenticate di seguire i nostri log su Facebook e su Instagram. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata, dove racconteremo le vicende e le gesta dell'ottava della legione Sastartes, ovvero sia i Signori della Notte e il loro primarca Khorad Kurz. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!